questo è il loro piano. Che domani i politici che si vedono nella piazza di Crotone, così si vedono, così si vedono. Ma che cavolo stai dicendo che il nostro problema è questo? E cosa fanno domani? Che si parano la posa domani in piazza, che va il politico o il sindacato o quello e quell'altro. Noi siamo gli allevatori, Isola, Crotone, tutto il territorio crotonese. Anche i pastori crotonesi gettano il latte a terra. Siamo alle porte della città di Pitagora lungo la statale 106. È qui che si sono dati appuntamento questa mattina i produttori della zona per manifestare solidarietà ai colleghi sardi e per chiedere quindi di alzare il prezzo del latte. 70 centesimi è il prezzo medio in questa zona. Non basta, non ce la facciamo. Non riusciamo a affrontare le spese che ogni azienda purtroppo annualmente va incontro. Quale sarebbe il prezzo ideale? È almeno un euro, come hanno richiesto anche i pastori in Sardegna. Ci sono difficoltà per arrivare a fine mese? Tantissime difficoltà, non portiamo lo stipendio a casa. Solo a pensare che vendiamo il nostro prodotto sotto i costi di produzione, questo dice tutto. Quante persone lavorano? Noi siamo in 5 che lavoriamo in azienda. Io preferisco, mi dispiace, che muoiono le pecore. Mi dispiace, ma che muoiono le pecore. Che voi politici dite i nostri prodotti locali, di che cosa? Ma voi lo sapete che cosa vuol dire i prodotti locali? Dell'allevamento dei suini e anche del prodotto del pecorino crotonese, perché ci sono questi campi e i prodotti vengono in un certo modo. Ma che ne sapete voi? Oggi non c'è stata la partecipazione che ci si attendeva, come mai? Purtroppo riuscire a mettere d'accordo tante persone non è mai facile. Poi magari c'è chi cerca sempre di boicottare determinate cose perché si parla di un'altra manifestazione, io non lo so. Comunque, e siamo qui in pochi, però vogliamo esprimere il nostro parere e dire quali sono i nostri problemi. Tra le richieste dei pastori anche l'istituzione di un tavolo tecnico periodico con pastori, allevatori, agricoltori. Se noi riusciamo ad avere questo tavolo tecnico anche periodico, riusciamo a portare dei problemi per risolverli meglio, diciamo, in un modo che noi non soffriamo più. Ma quali sono le reali difficoltà che vivono oggi le aziende agricole? Siamo venuti a Cutro per chiederlo direttamente al titolare di un'azienda che insiste su questo territorio dai primi del Novecento. Una volta si andava bene, si lavorava e si guadagnava qualche cosa, almeno la giornata la portava sicura a casa, oggi invece non lo fai più. Quali sono le reali difficoltà che riscontrate? Sono i prodotti che sono invendute e si svendono, non vendute, e non si riesce a ricavare ormai la giornata dell'operaio, del gasolio, delle spese che ci sono. Anche la carne viene dall'estero e quella nostra non è valutata, non la voglio perché c'è cara, io a 3 euro il chilo la carne non la posso vendere. Le vostre richieste a chi sono rivolte? Alla regione, al governo, a tutti. La cosa migliore che c'era una volta, chiudere due volte all'anno le frontiere, perché una volta c'era pure questo, prima la roba, la merce nostra si doveva vendere e poi tutti i prodotti che vengono da fuori. Rossella Galati per la CNews 24.